Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, puntuali come ogni settimana, il giovedì in prima serata. Siamo in diretta su questa rete per parlare di salute, per affrontare argomenti che riguardano la nostra salute e ogni settimana lo facciamo ospitando i migliori specialisti disponibili anche a dialogare con voi, a rispondere alle vostre eventuali domande. Questa sera parleremo dell'aritmia cardiaca più diffusa e anche più insidiosa, la fibrillazione atriale. Perché più insidiosa? Perché è quella che può provocare l'ictus. Quindi attenzione a quando il nostro cuore batte un po' troppo velocemente, quando ad esempio manca anche il respiro. Che cosa fare in queste situazioni per evitare di correre rischi seri e pericolosi? Sarà la domanda focale di questa puntata che girerò al nostro graditissimo ospite. Buonasera e benvenuto nei nostri studi al dottor Donato Capuzzi. Buonasera, dottore. Buonasera a tutti. Come sta? Sta bene? Ha passato una giornata Sì, di impegnativa? lavoro intensa, però sto bene. Ho l'adrenalina giusta per affrontare Per questa affrontare un'ora di diretta di su diretta, Rete sì. 8. Dottor Donato Capuzzi, responsabile dell'elettrofisiologia ed elettrostimolazione Casa di Cura Pierangeli di Pescara, ma non solo, vero dottore? Perché lei lavora anche a Chieti, alla Casa di Cura Spatocco. Sì, in realtà abbiamo queste due opzioni. Per il nostro operato, perché abbiamo la clinica Spatocco, dove principalmente facciamo impianti di pacemaker, defibrillatori, quindi l'elettrostimolazione. A Spatocco, appunto, ci Alla Casa di sono Cura Casa di Cura Spatocco. Spatocco, ci sono 7 posti letto dedicati alla cardiologia, ci sono in tutto siamo comunque 3 cardiologi a occuparci di queste problematiche. E sono comunque io ad avere la responsabilità dell'impiantistica. Si fanno impianti di pacemaker, di defibrillatori, di loop recorder e c'è anche un ambulatorio dedicato a controllo di questi device impiantati. Invece alla Casa di Cura Pierangeli di Pescara il lavoro è un po' più Un po' più complesso. complesso, sì. Storicamente la Casa Cura Pierangeli è quella dove si è fatta sempre l'elettrofisiologia, l'elettrostimolazione. Oltre a fare comunque impianti di pacemaker, di defibrillatori, come si fa anche a Spatocco, qui facciamo anche delle procedure un po' più complesse, che sono L'ablazione, l'ablazione della quale transcatetere. parleremo. Poi parleremo più tardi, come l'impianto di particolari device, pacemaker micro che vengono direttamente impiantati all'interno delle camere cardiache, oppure delle chiusure dell'auricola, che sono delle particolari procedure che vengono fatte oggi E che in vedremo assoluto. anche nel corso di questa puntata di Pronto Medicina Facile. Il dottor Donato Capuzzi è a vostra disposizione fino alle 22:30. Potete rivolgere a lui domande, richieste di consigli, eccetera, eccetera, attraverso telefonate o mail e i vostri interventi, che sono sempre graditissimi, anche questa sera devono passare attraverso il sorriso della collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Con Francesco Specchiulli siamo prontissimi a ricevere le telefonate, i numeri sono già in sovrimpressione. Ricordo subito il prefisso che è lo 0871. I numeri a disposizione sono 5873230 oppure 5873235, mentre l'indirizzo email è salute@rete8.it. Vi aspettiamo. Grazie, buon lavoro a Gigliola. Fibrillazione atriale, conoscerla per evitare i rischi. Alla fibrillazione atriale dedicheremo interamente questa puntata di Pronto Medicina Facile, aperta come sempre dal nostro biglietto da visita, la scheda introduttiva curata dalla collega Edmondo, fotografia sull'incidenza di questa patologia in Italia e non solo. La fibrillazione atriale è la più frequente aritmia cardiaca di rilevanza clinica e presenta una stretta correlazione con l'età avanzata. Aumenta ben 5 volte il rischio di ictus cerebrale ed è la seconda causa di morte e la prima causa di disabilità negli anziani.
Uno studio dell'Istituto di Neuroscienze del CNR dell'Università di Firenze, pubblicato nel 2019, ha valutato l'impatto di questa aritmia cardiaca, dal quale emerge che, con l'invecchiamento generale della popolazione, in Italia dai circa 1,1 milioni di casi attuali si passerà a 1,9 milioni nel 2060. I dati raccolti indicano nella popolazione anziana italiana una frequenza della fibrillazione atriale dell'8,1% e questo significa che un anziano su 12 ne è colpito. Utilizzando le proiezioni demografiche fornite dall'Ufficio Europeo di Statistica, la ricerca ha permesso anche di stimare i casi di fibrillazione atriale attesi nella popolazione anziana dei 28 paesi dell'Unione Europea. E i casi prevalenti nel 2016 risultavano 7,6 milioni, destinati praticamente a raddoppiare fino a 14,4 milioni nel 2060. Nel 2016 in Italia gli ultraottantenni affetti da fibrillazione atriale rappresentavano il 53% dei casi e per effetto dei trend demografici nel 2060 saranno il 69% del totale. In Europa si passerà dal 51% al 65%. È molto importante quindi riconoscere le persone che presentano fibrillazione atriale ed iniziare una terapia preventiva. E allora, secondo la nostra Gigliola Edmondo, è prevista una crescita esponenziale di questa patologia negli anni a venire? Chiedo subito al nostro ospite intanto un breve commento alla scheda e poi magari una brevissima introduzione anche da un punto di vista anatomico sul cuore e su che cos'è la fibrillazione atriale, che cosa succede al nostro cuore quando va in fibrillazione. Dottore. Sì, allora, la cosa che emerge da questa scheda è in effetti è che la fibrillazione atriale aumenta sempre di più come incidenza, come prevalenza, e questo è dovuto al fatto appunto che la popolazione invecchia. La fibrillazione atriale è una patologia soprattutto dell'anziano. Il mio professore diceva tutti avremo la fibrillazione atriale, è solo questione di tempo. Per cui con l'aumentare dell'età, una sorta di malaugurio. Sì, purtroppo sì, ma però tutti, è solo una questione appunto di tempo, perché il sistema elettrico del cuore è un sistema che tende un po' ad invecchiare e invecchiando va in cortocircuito. E quindi, in poche parole, il cuore è formato da quattro cavità, sono due atri sopra, due ventricoli, e ha la funzione appunto di pompare il sangue. Cioè sviluppa una forza attraverso questa contrazione e questa forza fa in modo che il sangue circoli. Per fare per avere questa funzione il cuore ha necessità di due elementi importanti, cioè la forza contrattile e l'impianto elettrico. Io spesso ai miei pazienti, per far capire la fibrillazione atriale, faccio dei paragoni con la macchina e dico: hai una macchina che va a tre tempi, non va a quattro tempi, per cui c'è una parte del tuo cuore che non collabora alla funzione della sistole cardiaca, della pompa cardiaca. Per cui questo impianto elettrico, che parte dal nodo del seno atriale e poi dal nodo atrioventricolare e dalle branche ventricolari, poi è un sistema elettrico che col tempo può degenerando soprattutto quello, parliamo del sistema elettrico atriale, degenerando non ha più uno stimolo ritmico e costante, ma questa miriade di rientri elettrici fa in modo che l'atrio stesso non ha più una contrazione uniforme, non c'ha più proprio contrazione, ma vermicola, si dice in gergo. Vermicola. Vermicola, per cui non ha più la capacità di collaborare alla sistole cardiaca. Che cosa succede quando il cuore va in fibrillazione? Quando il cuore va in fibrillazione, abbiamo questo cuore, questo atri che non riescono più ad avere questo contributo e la sistole atriale non è più aiutata da questo atrio. Ci sono due complicanze maggiori, forse tre, che può avere la fibrillazione, cioè quella di determinare questo ritmo caotico
Il cuore che batte più forte. Il cuore che può battere più forte, più piano, lentamente. Sì. Quindi non c'è un ritmo che coordina tutta l'attività cardiaca. E questa funzione è deficitaria perché il cuore non svolge al pieno il suo lavoro. Senta, noi parliamo questa sera in questa puntata di fibrillazione atriale, però c'è anche la fibrillazione ventricolare. Che differenza c'è tra atriale e ventricolare e qual è la più pericolosa? Certo, la fibrillazione atriale non è un'emergenza medica. La fibrillazione ventricolare, proprio perché, come dicevo prima, i ventricoli sono la parte del cuore che generano maggiore potenza sistolica. L'atrio non contribuisce, collabora a questa funzione. Per cui immaginare che un ventricolo vermicoli, come diciamo prima, significa che non ha nessuna potenza espulsiva. L'atrio vermicola, quindi non collabora, diciamo così, che non partecipa alla diastole più che alla sistole cardiaca. Più pericolosa l'atriale o la ventricolare? Certamente, la fibrillazione ventricolare è un arresto cardiaco, cioè la fibrillazione ventricolare è un'emergenza. Perché? Se non si risolve con una defibrillazione, la fibrillazione ventricolare porta a morte nel giro di minuti. Nella fibrillazione atriale abbiamo tempo di parlarne, parliamone. E noi ne parleremo fino alle 22:30. Sintomi principali e cosa succede durante un episodio di fibrillazione atriale? Allora, i sintomi principali sono la palpitazione, è la palpitazione, cioè soprattutto nel segno caratteristico. Sì, soprattutto nei primi eventi di fibrillazione, i primi episodi di fibrillazione hanno questa caratteristica che avendo questo ritmo non corretto, quindi questa aritmia, no? E noi sentiamo questo cuore che sfarfalla, questo cuore che non ha più ritmo. Quindi la prima sintomatologia è quella della palpitazione, che potrebbe anche non essere così evidente o così sentita. Per esempio, nell'anziano la palpitazione è meno importante che nel giovane paziente. Oltre alla palpitazione c'è proprio perché, come dicevo prima, c'è una macchina che non va a quattro tempi ma va a tre tempi, quindi non ha una efficienza particolarmente adatta o completa, per cui questa macchina non svolge al pieno le proprie capacità, e c'è un'astenia. C'è una difficoltà a fare i lavori che prima magari riusciamo a fare molto più facilmente. C'è una. Si va in affanno. C'è proprio l'affanno. Uno degli altri sintomi è proprio l'affanno, oltre che all'astenia. L'astenia, affanno, palpitazioni, vertigini, c'è anche. Si può arrivare alla sincope. Perché si può arrivare alla sincope? Perché soprattutto all'inizio della fibrillazione, la fibrillazione può avere una risposta ventricolare molto elevata, quindi si può arrivare a delle frequenze ventricolari proprio perché il movimento vermicolare fa passare tanti impulsi al ventricolo e il ventricolo risponde con una frequenza molto alta. Questa frequenza molto alta a volte, anche, soprattutto nei cuori strutturalmente malati, potrebbe essere deleteria a portare fino alla sincope. Un bel ventaglio di sintomi, abbiamo detto, per quanto riguarda la fibrillazione atriale, si avvertono tutti, dottor Capuzzi, come ad esempio la palpitazione cardiaca, oppure c'è qualche segno, qualche sintomo asintomatico, diciamo così, che però può insospettire la persona a quale in quel momento sta arrivando una fibrillazione atriale, sta andando incontro a una fibrillazione atriale. Perfetto, questa è una bella domanda perché purtroppo c'è una parte della fibrillazione, una grossa parte dei fibrillanti che non ha consapevolezza di avere la fibrillazione, cioè sono i cosiddetti asintomatici. Questo da un lato potrebbe sembrare un vantaggio perché io non ho sintomi, sto bene, però dall'altro, proprio perché in realtà la fibrillazione. Un vantaggio se ci si salva poi. Benissimo. Proprio perché la fibrillazione in sé non ha non è una grossa emergenza, però la cosa più preoccupante sono le complicanze che vengono anche già dopo 24-48 ore. Per cui conviene sapere di averla.
Abbiamo delle diapositive, eccole qua. Praticamente sì, in base anche ai sintomi riusciamo anche a fare una sorta di giusta classificazione delle varie forme di fibrillazione. Sì, c'è una classificazione temporale, questa riguarda più che altro nelle forme che, della durata della fibrillazione. Sono delle fibrillazioni che vanno e vengono, che durano meno di 48 ore e che non hanno necessità di un intervento che sia cardioversione elettrica o farmacologica per farle passare, vanno via spontaneamente. Questa è la classica parossistica. Poi c'è la persistenza. La persistenza è quella che dura oltre le 48 ore e che sono interrotte spesso da un intervento medico, vuole essere una cardioversione elettrica o una cardioversione farmacologica. La permanente è quella che anche dopo vari tentativi di cardioversione rimane ancora certo, in atto. E fino a 6 mesi, dopo la fibrillazione che dura oltre 6 mesi, è chiamata quella di lunga durata. Una fibrillazione cronica a questo punto. Sì, sì, la cronica già, la permanente già è una cronica. Sì, poi abbiamo altre forme di, sì, di fibrillazione atriale, di nuova insorgenza, che vuol dire? Di nuova insorgenza perché io posso avere una parossistica di nuova insorgenza. Possa avere forme appunto che vengono documentate la prima volta, cioè possa avere anche un solo episodio nella vita di fibrillazione. La ricorrente invece è quando si presenta, si può ripresentare in maniera parossistica, in maniera persistente, ok? Quindi è una qualsiasi forma di recidiva che si ripresenta dopo un ritmo sinusale. E poi c'è la silente. La silente è quello che diciamo prima, che è quella purtroppo un po' più pericolosa. Molto spesso si arriva a sapere la presenza della fibrillazione con la complicanza stessa. Soggetti a rischio, abbiamo detto, soprattutto anziani, in particolare anziani, l'età quanto incide, il sesso anche quanto incide e c'è familiarità, dottor Capuzzi? Sì, sì, tutti questi sono dei fattori appunto importanti. Il primo, abbiamo detto come all'inizio, è l'età. L'età è un fattore importante, i soggetti anziani sono quelli che più soffrono di questa patologia. Il sesso maschile è un po' anche, purtroppo noi maschi siamo un po' più portati ad avere la fibrillazione rispetto alle donne. Quindi più maschietti che femminucce. Più maschietti che femminucce, mentre invece le femminucce sono un po' più a rischio quando ce l'hanno, per cui hanno già una scala di rischio maggiore rispetto al rischio tromboembolico. Mentre noi abbiamo più possibilità di avere la fibrillazione. I soggetti a rischio, quindi le situazioni che predispongono alla fibrillazione atriale, sono tutte quelle situazioni che in qualche modo, delle cardiopatie, che in qualche modo vanno a determinare un'alterazione dell'atrio. Proprio perché dicevamo che l'atrio fibrilla, proprio perché nelle cardiopatie valvolari, per esempio nelle patologie ipertensive, nella cardiopatia ischemica, nello scompenso, tutte queste patologie fanno in modo che l'atrio sinistro soprattutto non abbia, si deformi, soprattutto si deforma sia in senso ipertrofico, cioè si ipertrofizza, che si dilata. L'atrio sinistro soprattutto si dilata e questa dilatazione in qualche modo fa in modo di rovinare, diciamo, questo impianto elettrico che all'interno c'è. E poi fattori di rischio, familiarità, ipertensione, che sono i diabete, classici, fumo, obesità, non solo per la fibrillazione atriale. Sì, sono i classici fattori di rischio cardiovascolari. Sì. La interrompo perché alle 21:49 è arrivata una mail per lei, dottor Capuzzi, sì. Quindi linea a Gigliola. Sì, ho una fibrillazione atriale da 25 anni e la reggo abbastanza bene. Mi curo con Tenormin 3-4 al giorno e Pradaxa da 150 mg per 2 volte al giorno. Mi consiglia di risolvere con un'ablazione? Non ho capito l'età, scusa. Mi sa che non c'è. C'era l'età, Gigliola? Gigliola? Non è specificato neanche se si tratta di un uomo o di una donna. Che sta prendendo i farmaci che ci ha detto Gigliola, sta assumendo i farmaci che ha detto Gigliola e che magari, visto che ha questa
fibrillazione atriale da 25 anni, mi sembra, Gileola da parecchio tempo, e chiedeva se lei consigliava l'ablazione per risolvere in maniera definitiva. Ma guarda, in questo caso probabilmente non c'è l'indicazione, perché 25 anni sono tanti. Si dice che la fibrillazione atriale genera altra fibrillazione atriale, e avere, cioè, nel senso che più tempo il nostro atrio è in fibrillazione atriale e più è difficile toglierla, eliminarla, sia con i farmaci che con l'ablazione. Quindi al nostro telespettatore gli diciamo fino a ora è stato bene così, fa bene a fare il Pradaxa, che è la cosa più importante, perché è un farmaco salvavita, che gli preserva il grosso rischio tromboembolico, e con il beta bloccante lui riesce a mantenere una frequenza giusta, per cui ha un controllo della frequenza. Senza avere un controllo del ritmo, facendo l'anticoagulante si riesce a stare. E quindi poi, visto che tra l'altro l'ablazione è una pratica chirurgica anche un po' che invasiva, ha dei rischi, diciamo, al nostro telespettatore, stati questi pochi stai con... perfetto, grazie. Credo che ci sia una telefonata per il dottor Capuzzi. Sì, pronto, Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, chiamo da Lanciano. Sì, volevo buonasera. Fare una domanda al dottor Capuzzi. Sì, se la regia cortesemente ci dà un po' più di audio in studio. Prego, faccio la domanda. Sì, volevo dire, mio padre, che oggi ha 72 anni, 3 anni fa ha avuto un episodio di fibrillazione atriale, però soltanto un episodio, perché poi dai successivi controlli, e ha fatto altri 3 anni fino a oggi, non ha avuto più nessun problema. Volevo sapere, ha fatto anche tutti gli accertamenti, insomma, del caso, volevo sapere se era il caso di continuare a effettuare questi controlli periodici, e se mi avevano parlato anche di nuovi strumenti, nuovi device che potevano essere impiantati per monitorare la situazione. Cosa ne pensa il dottore? Sì, allora resti in linea, perché se poi il dottore deve fare qualche domanda. Dottore, consigliamo a questo nostro amico questa, di Lanciano? Questa è una bella situazione, nel senso che in effetti noi sappiamo, sarebbe interessante chiedere a questo... Glielo può chiedere in linea. Ok, se il padre ha avuto una fibrillazione atriale sintomatica, cioè lui l'ha avvertita, oppure l'ha scoperta così per caso, no, facendo un elettrocardiogramma? Non ha avuto dei sintomi evidenti. Io ho guardato adesso la lista, potrei dire che ha avuto un affaticamento, un po' di dispnea, considerata l'età non saprei dire se è strettamente correlata, è l'unica cosa che ho potuto notare. Ma l'età, scusi, è 6-2 o 7-2? 7-2, okay. L'episodio però è di 3 anni fa, quindi diciamo 69. Perfetto. Perfetto, quindi se è sintomatica questa fibrillazione, verosimilmente è stata l'unica. Sì. Essendo stata l'unica, episodio, non c'è indicazione a fare niente. Comunque dei controlli andrebbero sempre fatti per vedere un po' se comunque cambia qualcosa anche a livello di struttura cardiaca, quindi se il cuore strutturalmente rimane sano, e fare degli ECG periodici, tutto qua. Periodici, che cosa intende? Ogni quanto tempo? Ogni 6 mesi, ricontrollarsi e stare attenti al proprio ritmo, poi ne parleremo come fare. Sì, chiedo alla regia cortesemente audio volume più alto del telespettatore, perché non sentivo cosa stava dicendo il nostro amico di Lanciano. Cioè, controlli, basta l'elettrocardiogramma o un ecocardiogramma? Dottore. Anche un ecocardiogramma, elettroecocardiogramma, una visita cardiologica semestrale o... Semestrale, perfetto. E l'ultima domanda, essendo appunto io figlio, avendo notato la familiarità come fattori, dovrei fare la stessa prassi, nel senso controllarmi anch'io ogni 6 mesi, ogni anno? Cosa mi consiglia? Cosa rischia il nostro amico? Ma adesso si preoccupa. Ma dalla voce mi sembra una persona giovane, quindi insomma... Quanti anni ha lei? Io ho 44. 44. Lei deve sicuramente osservare i fattori di rischio che diciamo prima, ipertensione, obesità, quindi i fattori di rischio cardiovascolari, ci deve stare attento. Si deve controllare o no?
Sì, una volta sì. Guardato che, insomma, visto che non ci sono problemi, potrebbe anche non rifarla dopo un anno. O dopo un anno. Okay, perché lui non ha avuto l'episodio. Perfetto, grazie al nostro amico di Lanciano. 21:55, altra telefonata. Pronto, rete 8? Pronto? Buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama signora? Io chiamo da Penna Piedimonte. Buonasera. Buonasera e buonasera anche al dottor Capuzzi. Sì, salve. Senta, io ho delle domande da porle. Sì. Senta, mio padre deve assumere farmaci scoagulanti a causa di episodi di fibrillazione atriale. E la prima domanda è questa: quali possono essere le conseguenze se non si assumono questi scoagulanti? Dottore, se non assume questi farmaci, il papà a quale rischi va incontro? Purtroppo papà, soggetto a fibrillazione, portatore di fibrillazione. Sì, ci sono delle scale di rischio che bisogna vedere, bisogna calcolare, ci sono proprio dei, si fanno dei calcoli e ci sono dei fattori di rischio, quindi bisogna vedere se la fibrillazione è associata a fattori di rischio, quali l'ipertensione, il diabete. No, sono altri. Sono altri. C'è una scala che si chiama Child-Pugh, sì, che ci dice, che ci dà proprio uno score di rischio, si chiama una scala di rischio. Questa scala che già da 2 in avanti ci dice che c'è un rischio elevato. Da 2 a 0 possiamo parlarne. Allora, siccome tra poco devo andare in pubblicità, vedo di agevolare la signora. Suo papà è obeso? Fumatore? No, fumatore no, però diabetico? Diciamo che c'è diabetico? Una buona corporatura. Ha avuto qualche episodio di ictus cerebrale? No. Ok, quindi ha un'età avanzata? Avanzata, sì, 88 anni. Ecco, già questa età, già solo l'età, insomma. Deve prendere i farmaci. Ok, l'altra domanda, signora? L'altra domanda è perché è così importante il valore della creatinina per assumere questi scoagulanti? Perfetto, purtroppo questa è una delle attenzioni che noi dobbiamo avere nell'assunzione di questi farmaci, a differenza del vecchio Warfarin che insomma non ne aveva questo limite. I nuovi anticoagulanti orali devono avere una grande attenzione alla funzionalità renale, perché sono fondamentalmente escreti per via renale, per cui una disfunzione del sistema renale fa in modo che questi farmaci potrebbero accumularsi. Un'insufficienza renale, quindi un filtrato basso, parliamo di un filtrato sotto 30 ml minuto, può dare un accumulo dei farmaci e potrebbe in questi quindi certo avere delle grosse conseguenze emorragiche, perché il farmaco si accumula e non va più in circolo in quantità che noi abbiamo prefissato. Bene così, grazie alla signora di Penna Piedimonte, mi saluti il paese che adoro, la Matera d'Abruzzo la chiamano. Io devo andare tassativamente in pubblicità, vedo nel mio monitor di servizio che c'è un altro telespettatore o una telespettatrice in linea, chiedo cortesemente di aspettare perché devo dare spazio alla pubblicità. Ci vediamo fra pochissimo.
22.02 passate da 28 secondi, di nuovo in diretta per questa seconda e ultima parte di Pronto Medicina Facile, puntata dedicata alla fibrillazione atriale. Ne stiamo parlando con il nostro ospite, il dottor Donato Capuzzi, responsabile elettrofisiologia ed elettrostimolazione, casi di cura a Pierangeli di Pescara e Spatocco di Chieti. Do subito spazio a una telefonata, chiedo scusa anche al telespettatore o alla telespettatrice se l'abbiamo tenuta in attesa per qualche minuto. Buonasera Rete 8. Buonasera. Da dove chiama? Io chiamo da Roseto degli Abruzzi. Sì, faccia la domanda. Sono un paziente cardiopatica da oltre 15-20 anni, cardiopatico di ipertensione, però sono anche un sofferente di emocromatosi Vabbè. Vabbè, non fa niente, non fa niente. Vada alla domanda per cortesia. Io ho fatto la cardioversione elettrica e da 5 anni circa che soffro di fibrillazione atriale. Sì. Tuttora praticamente, io già da ieri e l'altro ieri, sento i sintomi di essere fibrillante. Okay. E sono sempre ansioso, mi affatico in una maniera esponenziale. Qua basta 5 gradini di scale che sono affaticato. Prendo dei farmaci, però non risolvo mai il caso. Cosa mi consiglia lei? Io non so più che strada prendere. Allora, sentiamo il dottor Capuzzi. Prego, dottore. Sì, allora, se i farmaci non risolvono, mi sembra di capire il quadro clinico del signore. Che cosa? Sì, sentiamo il dottor Capuzzi. Che cosa sì. Si può fare? Sì, bisogna capire se il signore è ancora in fibrillazione atriale, bisogna capire se c'è una cardiopatia strutturale sotto la sua fibrillazione. Bisogna fare una visita cardiologica che inquadri il signore complessivamente. Certo è che se lui è così sintomatico e ha provato i farmaci e non sono stati efficaci, l'opzione ablazione comincia a prendere un corpo, sì, comincia soprattutto perché lui è sintomatico. Che tipo di controlli deve fare per avere poi questa certezza sul quadro clinico? Io faccio i controlli ogni 6 mesi. Ogni 6 mesi? Sì. Però i farmaci che prendo per evitare che la mia fibrillazione vada ad arretrare, diciamo, o a smettere, non succede niente, perché io passano magari 15-20 giorni sto bene, poi ricomincio a sentire sempre le palpitazioni, e essendo tramite il mio apparecchio per la misurazione della pressione che ho, che insomma questi episodi sono sempre frequenti. Io mi sento fibrillante, chiamo l'ambulanza, vado a Teramo, vado all'ospedale di Giuliano, mi danno il cordarone, finito lì e ritorno da capo. E poi si ricomincia da capo. 15 giorni ritorno sempre. Allora lei vorrebbe sapere se è arrivato il momento di passare all'ablazione. Certo. Potrebbe essere la soluzione. Potrebbe essere questa sì la soluzione, perché lui non riesce, nonostante fa dei farmaci per la profilassi della recidiva. Dunque io quindi, come farmaci uso l'Eliquis la mattina e sera, che è l'anticoagulante, che quello il Bivis da 40 per la pressione, il Simvacor e il Cardicor. E come antiaritmico non fa nessun farmaco? Prego? Antiaritmico, tipo cordarone? No, io non ho niente di quelli. Probabilmente dovrebbe fare una profilassi antiaritmica. Allora, magari vada al suo medico, faccia un altro controllo cardiologico e magari chieda se gli viene prescritto un antiaritmico, giusto? Sì, antiaritmico. Chieda di fare una visita con un aritmologo. Con un aritmologo. Che abbia delle competenze maggiori rispetto Roseto, a questo. Roseto, anziché andare a nord verso Giulianova, verso Teramo, venga a Pescara. A sud a Pescara e va a trovare il dottor Capuzzi alla casa di cura Pierangeli di Pescara. In bocca al lupo al nostro amico di Roseto. Torniamo alla nostra fibrillazione atriale, vedo che Gigliola è tranquilla. Se non interveniamo per tempo, che rischi corriamo?
Che complicanze corriamo, dottor Capuzzi? Perfetto, allora la complicanza maggiore, come insomma è uscito già diverse volte questa sera, sì, è l'ictus cardiaco, l'ictus cardioembolico. E, c'è una grossa percentuale di ictus che sono dovuti alla fibrillazione atriale. E, questa è una grossa, bisogna dare questo un grosso risalto a questo aspetto. L'altra complicanza è lo scompenso cardiaco, perché come sempre abbiamo detto anche prima, questo è un cuore che va a tre tempi, alla lunga questo cuore tende un po' a scompensarsi perché non gira nella maniera giusta. Poi la demenza vascolare è una conseguenza anche dell'ictus cardioembolico, perché se l'ictus cardioembolico è di certe dimensioni importanti, l'effetto quindi è lo stroke ischemico, quindi la cosiddetta paralisi, emiparesi, no? Okay. Se questi invece, questi trombi sono più piccoli, sono tanti, questi hanno un po' un effetto tipo impallinano la materia grigia, facendo in modo da ridurla come massa grigia e creano la demenza. La demenza ci può essere la demenza vascolare, che è questa, come la demenza degenerativa nell'Alzheimer, che si riduce per altri fattori. Insomma, sono bei rischi. Sì. La diagnosi certa di fibrillazione atriale, come la facciamo? Bastare un semplice elettrocardiogramma? Può bastare un semplice elettrocardiogramma se si ha la fibrillazione in atto. Ma prima dell'elettrocardiogramma, questa sera vorrei appunto far passare questa pratica, insegnare ai telespettatori questa pratica di sentire il proprio polso, perché nel polso c'è il nostro ritmo, capire che ritmo abbiamo. Sentire il polso è facile, basta con le dita dell'altra mano si mette sul polso radiale, cioè polso dalla parte, sì, con la destra, chiaramente, dalla parte del pollice, quindi il polso radiale, e si sta lì 10 minuti a capire qual è. 10 minuti? Sì, no, perché è un allenamento. 10 minuti alla volta, alla fine noi medici ci mettiamo un secondo a trovare il polso radiale. Per cui se uno si allena a sentirsi il polso, il battito, in qualche modo riesce a capire se questo polso è valido. Se questo polso è frequente, se questo polso è superiore a 100 o inferiore a 60, se è aritmico, quindi dal polso si riesce a capire tanto. 160 al minuto, come leggiamo in questa tra diapositiva. 60 e 100 è il normale. Chiaramente poi se io mi accorgo di avere qualche alterazione in questo senso, mi devo rivolgere comunque a un medico, che sia il medico di base, che sia un cardiologo, e lì c'è l'esecuzione dell'elettrocardiogramma. L'elettrocardiogramma ci mostra l'assenza delle onde P, che sono le onde elettriche che mancano in questo vermicolare dell'atrio iniziale, e c'è un RR, cioè questi complessi QRS che sono non ritmici, legati al fatto che... Questi li sapete leggere voi. C'è il problema della sintomaticità, no? Per cui molto spesso tu lo puoi supporre che un paziente possa avere degli episodi di fibrillazione atriale. In quel caso io posso fare un elettrocardiogramma oggi e avere avuto una fibrillazione ieri. Posso fare, e quindi non averne evidenza oggi, posso fare l'elettrocardiogramma oggi. L'elettrocardiogramma la fissa un episodio di fibrillazione atriale, ad esempio un giorno prima, due giorni prima, tre giorni prima? No, non dà traccia di una avvenuta fibrillazione atriale. Dà traccia solo se tu la fibrillazione atriale ce l'hai in quel momento. In quel momento. Per cui non dà memoria e neanche avvisa che domani potresti averla, come nella cardiopatia ischemica, che già sono dei segni un po' premonitori, no? Invece l'elettrocardiogramma nell'FA devi beccare, io dico sempre ai miei pazienti, dobbiamo beccare questo topolino che esce dalla tana e mettere una trappola. Questa trappola la mettiamo attraverso dei misuratori che hanno una memoria, quindi che registrano e che evidenziano quello che è stato e te lo fanno rivedere a posteriori. Questo è l'Holter ECG. L'Holter ECG. Oggi ne sono diversi tipi, c'è l'Holter che durano 24, 48, anche una settimana.
E questi ci danno certezze maggiori. Questi hanno in remoto, registrano e quindi ci fanno vedere quello che è successo nell'arco della settimana. Oltre questo ci sono i loop recorder, che sono iniettabili, impiantabili, che sono degli aggeggini, dei microchip che vengono iniettati sotto cute, quindi veramente l'invasività è minima, e danno una memoria che può durare fino a 3 anni di osservazione. Quindi, per 3 anni noi abbiamo una... riusciamo a tenere sotto controllo la situazione. La interrompo 22:13 per dare spazio volentieri a questa telefonata. Pronto, rete 8? Pronto? Pronto? Buonasera, dottor. Buonasera a lei. Vabbè. Da dove chiama? Chiamo da Pineto. Sì, buonasera. Benissimo, io la mia disgrazia è cominciata 15 anni fa, quando sono andato in pensione. Io non avevo mai sofferto di niente. Certo momento vado in pensione, mi comincia a sbattere il cuore. E pensare che c'è tantissima gente che vorrebbe andare in pensione, va un po'. Ma la pensione è quasi l'anticamera della morte. No. Ci dica il suo problema. Va bene. Allora, sono andato al pronto soccorso, mi hanno fermato questo cuore, poi esce un medico, mi dice: lei che cosa prende per il diabete? Gli ho detto: io non prendo niente perché non ho il diabete. Dice: come, lei c'ha 500, il diabete non c'ha niente. E vabbè, c'ho pure il diabete. Vabbè. Peso 110 kg, sono nato nel 1949. Sì. Ho subito 2 volte l'ablazione perché poi non si fermava, io dovevo correre al pronto soccorso circa 2-3 volte la settimana. Poi a un certo momento viene un medico, non so, si può dire il nome di questo medico? Preferisco di no. Preferisco. Non si può dire, benissimo. Allora non riuscivano a fermare questo medico, c'era una cardiologa, donna mi disse: per quello che ti abbiamo fatto si doveva fermare il cuore ad un cavallo, a te non riusciamo a fermare. Va bene. Poi arriva un altro cardiologo e dice: no, dice, fagli questo. Va bene. Vabbè. Mi hanno fatto quello, fermato il cuore. E mi hanno dato, mi disse questo medico, questo professore, mi disse: prendi questa pillola, ti può dire il nome della pillola? Il nome della pillola sì, perché sennò non riusciamo a capire dove deve arrivare. Benissimo. La pillola si chiama Isoptin. Sì. Fatto? Capito? Sì, sì, ho capito. Ok, vado avanti, ma vado alla domanda per cortesia. Benissimo. Io prendo Isoptin che sono circa 12-13 anni e il cuore non fibrilla più, sta tutto normale, tranquillo. A lungo andare questa medicina può portare qualche altro disguido? Punto interrogativo? Sì. Sì. Dottor Capuzzi, se ho capito male, ha fatto 2 ablazioni, è giusto? Sì, 2. 2 ablazioni, perfetto. Dottor Capuzzi. Sì, no, l'isoptin è un calcio antagonista, non è un farmaco insomma, prettamente antiaritmico, quindi insomma, è un po' difficile ricostruire un po' tutta la storia di questo signore. Però bisogna vedere se... assumendo questo farmaco. No. Cioè, l'isoptin è un farmaco che può essere utilizzato per tutta la vita tranquillamente, un calcio antagonista che ha tanti effetti ma non ha nessun può stare controindicazione. Sì, assolutamente. Amico, se lei si trova bene con l'isoptin, continui a farlo, perché insomma formazione che vince io non si cambia. Benissimo, e oltretutto mi ha dato pure la cardioaspirina, quindi. Però bisogna vedere se lei ha degli episodi di fibrillazione atriale ancora, perché la cardioaspirina non basta nel proteggerla dal rischio tromboembolico, purtroppo. Sì, professore, io mi controllo 2 volte l'anno. Bene. Non ho niente, mi dice che ho un cuore di ferro, un cuore perfetto. Perfetto, si sente anche dalla voce. Perfetto, in bocca al lupo. Complimenti. Torni a lavorare, se tutto dipeso da là, torni al lavoro. Un saluto, un saluto affettuoso al nostro amico di Pineto. Siamo alla cura della fibrillazione atriale, ne abbiamo avuto già qualche cenno nel corso delle telefonate. Qual è l'indicazione alla cura giusta, dottor Capuzzi? Sì, appunto, come abbiamo già un po' detto prima, molto spesso ci troviamo noi di fronte a decidere se curare il ritmo o la frequenza. Quindi
curare il ritmo significa in qualche modo eliminare la fibrillazione atriale. Lo si fa attraverso una cardioversione farmacologica, cioè iniettando dei farmaci endovena e facendo in modo che questi farmaci, allungando i periodi refrattari, riescono a riportare un ritmo sinusale. Si può fare una cardioversione elettrica, che è una pratica abbastanza comune, cioè si in qualche modo si seda il paziente attraverso uno shock elettrico, che è lo stesso shock che si usa per i defibrillatori, insomma. Si resetta questo cortocircuito elettrico atriale in modo da ripristinare un ritmo costante, e questa è la cardioversione elettrica. E entrambe, poi, sia la farmacologica che la cardioversione elettrica, devono essere supportate affinché, perché c'è una recidiva molto alta sia con la cardioversione farmacologica che con la cardioversione elettrica, vengono supportate da una profilassi antiaritmica, cioè questi pazienti hanno la necessità di fare una profilassi costante nel tempo. Allora, vediamo subito con le prossime diapositive la terapia farmacologica che passa attraverso gli anticoagulanti, no? Giusto, dottor Capuzzi? Sì. Per evitare il rischio trombotico? Sì, l'anticoagulante va comunque sempre fatto, a prescindere se noi facciamo un controllo del ritmo o facciamo un controllo della frequenza. Se ci sono degli episodi di fibrillazione atriale che superano le 24-48 ore, la terapia anticoagulante va fatta soprattutto nei pazienti che hanno un rischio, uno score di rischio alto, superiore a 2, abbiamo detto prima. Sì. Questi farmaci in sovraimpressione hanno invece, sono i farmaci antiaritmici che noi usiamo sia nella cardioversione farmacologica sia nella profilassi della fibrillazione. Cosa sono? Molecole? Sono sì, principi sono principi attivi. Sono farmaci, sono 1C, c'è una classe, l'amiodarone che è di classe, e il dronedarone che sono di classe terza. Questo dronedarone, per esempio, è un farmaco che... E diciamo che la cosa importante, il farmaco più efficace è l'amiodarone. L'amiodarone che purtroppo però ha in sé ha tante controindicazioni e complicanze, perché può dare molte problematiche alla tiroide, ai polmoni, certo. Quindi è un farmaco che ha una grande efficacia, però ha dei grossi effetti collaterali. I vantaggi il di dronedarone, sì. Il dronedarone, scusa, invece è uscito come farmaco per sostituire il amiodarone. Ha in effetti meno complicanze dell'amiodarone, però non ha la brillantezza dell'amiodarone. Vantaggi di questi farmaci? Cioè, sono questi tanti farmaci nuovi sono, che sono per ogni paziente va fatta una terapia individuale. Ogni paziente, a seconda della cardiopatia che ha, va trattato con un farmaco anziché un altro. Ogni situazione è, non esiste un protocollo, ma esiste il paziente, e a seconda del paziente e delle sue condizioni cliniche e cardiache viene instaurato un particolare tipo di molecola. Perché con un certo tipo di dosaggio. Certo. Perché non riusciamo a spezzare la relazione che c'è tra fibrillazione atriale e ictus? Purtroppo è ancora molto presente in effetti questa relazione, e questo è dovuto a vari motivi. Il primo motivo è perché non noi tutti, medici, insomma pazienti, un po' tutti, non abbiamo la consapevolezza dell'importanza della fibrillazione atriale rispetto al rischio tromboembolico. Cioè questa cosa è sottovalutata, primo motivo. Il secondo motivo è che purtroppo, come abbiamo detto prima, molte fibrillazioni sono asintomatiche, per cui tutta la statistica è fatta sulla fibrillazione che noi conosciamo, ma quanta ce n'è che non conosciamo? E quanta complicanza abbiamo senza sapere di avere la fibrillazione? Certo. Terzo motivo, e questo è un po' attraverso questi nuovi farmaci anticoagulanti di oggi, un po' è diminuito come motivo, perché il vecchio Warfarin dava molte problematiche sia per raggiungere un livello ottimale di concentrazione del farmaco nel sangue, quindi il famoso INR, no? Non si riusciva mai a raggiungere un INR. INR che sarebbe? È un indice di scoagulazione del sangue quando noi facciamo i decumarolici, il Coumadin, intanto per capirci.
Attualmente questo è dovevamo fare, i pazienti dovevano comunque effettuare un prelievo ogni 15 giorni. Questo comportava un'aderenza alla terapia non ottimale. Con i nuovi farmaci anticoagulanti questa cosa un po' è diminuita. Prima di andare da Gigliola, che mi ha segnalato che è arrivata una mail per il dottor Capuzzi, svantaggi di questi farmaci? Gli svantaggi dell'anticoagulanti sono pochi, per fortuna. Il primo è che noi non avendo questo controllo. Questi sono i vantaggi. Questi sono i vantaggi. Passiamo alla diapositiva successiva. Non avendo questo controllo periodico sul farmaco, sul paziente, non abbiamo sotto controllo se il paziente assume o no, quindi la compliance del paziente stesso. Non esistono degli antidoti nella pratica comune. Insomma, gli svantaggi ci sono, ma sono relativamente piccoli rispetto ai vantaggi. Tra poco chiudiamo parlando di ablazione, prima però vado da Gigliola. Sì, mia madre ha 78 anni e da qualche mese è in fibrillazione atriale. Di recente le hanno diagnosticato anche un ipotiroidismo. È obesa, pesa 75 kg e il suo peso è aumentato di 2 kg in soli 3 giorni. Può assumere Eutirox come le è stato prescritto oppure potrebbe avere conseguenze sulla fibrillazione? Dottore. Allora, se mi pare di aver capito che la signora è fibrillante? Sì. Sì, ha 78 anni e da qualche mese è in fibrillazione atriale, ci hanno scritto nella mail. Ipotiroidismo? Sì. Ok. L'ipotiroidismo sì, si può correggere con l'Eutirox e continuare magari a fare anche l'antiaritmico come il cordarone. Sì. Quindi non ha controindicazione? No, assolutamente no. Perfetto. Chiudiamo verificando quando si deve necessariamente per risolvere la situazione della fibrillazione atriale ricorrere all'ablazione, che vi ho detto è una metodica chirurgica anche abbastanza invasiva. Quando si ricorre all'ablazione, dottore? Allora, l'ablazione è un'ottima arma che noi, insomma, medici abbiamo per debellare la fibrillazione. È una pratica chirurgica, giustamente come hai detto tu, di una grande efficacia oramai consolidata. Sono 20 anni che si esegue la fibrillazione, l'ablazione della fibrillazione atriale, sì. E c'è oramai una percentuale di rischio che è quella che si aggira intorno al 2-3%. Sono complicanze anche non gravi e la fibrillazione atriale va eseguita soprattutto nei pazienti sintomatici, cioè quelli che sentono la fibrillazione, che hanno un sintomo importante, nei pazienti che hanno oltre al sintomo non hanno una cardiopatia strutturale, quindi pazienti con un cuore sano, tendenzialmente sano, e pazienti che siano fortemente motivati a farla. Certo. Perché devono comunque. Velocemente, in che cosa consiste l'ablazione? L'ablazione transcatetere è una pratica chirurgica che attraverso delle energie che possono essere sia quelle calde, la radiofrequenza, e quelle fredde come la bassa temperatura, fa delle lesioni all'interno di questo famoso atrio sinistro di prima, in modo tale da isolare quei foci che scatenano quel movimento vermicolare e quella alterazione elettrica del cuore. Quindi può capitare, come diceva anche il telespettatore di Pineto, se non ricordo male, che nel corso della vita una persona si debba sottoporre più volte alla Sì. Questo è vero, anche se oggi la tendenza di oggi è fare una procedura ablativa corta, cioè andare a isolare semplicemente delle aree precise dell'atrio sinistro e sperare che vada bene. L'ultima, rispetto alla terapia farmacologica, quanto migliora la qualità della vita di una persona che soffre di fibrillazione atriale l'ablazione?
L'ablazione migliora la qualità della vita di una persona? Assolutamente sì, perché nel 70% dei casi. Tanto, sì. Sì, perché molto spesso ci evita di fare i farmaci. I farmaci sono del. Anch'essi hanno dei rischi, cioè non pensiamo che i farmaci non hanno nessun rischio. L'ablazione ha dei rischi, ma dall'altra parte della bilancia ci sono i farmaci che anch'essi comunque hanno dei rischi. Per cui evitare di fare il cordarone, di fare un farmaco antiaritmico significa. Quando serve, quando. La consiglio. La consiglio. Grazie al dottor Donato Capuzzi, responsabile elettrofisiologia ed elettrostimolazione, casa di cura Pierangeli di Pescara, Spatocco di Chieti. Grazie per essere stato con noi, al dottor Donato Capuzzi. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata di Pronto Medicina Facile. Ciao Gigliola di Mondo. Ciao Paolo, una buona serata a tutti e l'appuntamento è per giovedì prossimo. Grazie a Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post produzione. Giovedì prossimo 21:30 parleremo di che cosa succede al nostro occhio quando si stacca la retina, come interveniamo, ci dirà tutto il professore Michele Marullo, responsabile dell'oculistica dell'ospedale di Pescara. Invece con Medicina Facile ci vediamo domenica alle 12:40 e alle 20 e parleremo di scompenso cardiaco, approfondimento a cura della dottoressa Anna Maria Coppa, responsabile della cardiologia della casa di cura Spatocco di Chieti. Vi ricordo che anche questa puntata di Pronto Medicina Facile, come centinaia di altre, sia di Pronto che di Medicina Facile, è consultabile. Questa, tra le altre, sono consultabili su YouTube Rete 8 Salute. Vedete anche l'indirizzo di questa trasmissione. In chiusura vi ricordo sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, questa è la vostra trasmissione. Ci vediamo giovedì prossimo 21:30. Grazie, buonanotte.